Ma stanno già giocando! E non abbiamo manco come... Hanno appena iniziato! Madonna! E allora... De... Neir, Desfacenzo... 65! Ma... Contro Ludotena. No, metti Ludo. Come? Non lo so funzionare. Allora... Wolf... è questo? No, non è questo. È questo. E questo qua, giusto? Come va? Eh no, rossa. Il colore che fa, che esprime meglio l'essere di Palutena, rosso. No, mettere l'Espacenza e Ludotena, tu la sai. Perché, che problema c'è? Non è Windows questa. Siamo arma in sile, un attimo. Vabbè, che succede? Non no, è che... no, no, io devo portare avanti l'onore. Ah, loser, round 3, sì. Loser. Applica. Ok, a posto. Ho salvato lo stream, ragazzi. Non avevo visto loser. Vabbè, la sfacenza e l'Ludotena non era no, così era terribile. Però per i whip li facciamo. Comunque, vediamo. Lo batto in passe. No. Allora lo batto. Ok. Che riesce a tornare, non pensavo che il 6B da quella posizione sarebbe stato male. Peggiore, comunque, se potesse battere in passe, io penso più grande palla, però due gli dico di sì. Che fettino. Comunque, F smash bravo. A tilt e prende la stop. Esatto. Fair. Ma tu lo sai che è Wolf dopo attivare F smash, la gatta tanto 10 frame. Che vergogna. Quindi può farti... F smash jab, F smash grab, F smash, F smash, F smash, F smash, F smash spot, protezione. C'è un sacco di roba. È proprio rotto. Dall'F smash su scudo. Sì, proprio. Perché si sposta pure, quindi non puoi grabbarlo, a meno che tu non abbia tipo la grab più grossa del gioco. Qualunque una pre-patch, tipo. Mm-hmm. Meno male che non esiste più. Inizio tutti i lamenti di Palutena, ma esiste Palutena pre-patch. Mi lamento ancora di più, cioè. Nair, vediamo. Down smash. Non ha preso i due frame perché è andato proprio nel punto in cui non doveva andare. Se l'altro l'avesse temporeggiato magari avrebbe rischiato molto meno, però. Vabbè, ci sta. Tanto è il primo game, 1-2-5. Destro. Alfa! Mostra un pochettino la coscia con l'utena. Gioca. Jab. È là, chiamalo. Ok, Nair lo prende con la B e non riesce a recuperare Palutena e Desfacenzo si prende questo primo game. Il basso dovresti giocare. Vediamo qua se non continua a non funzionare niente. Torniamo qua che è meglio. Dai Ludo, dai! Non è si più tifa, forte di... ragazzi. No, vabbè, ma d'altro io non ti farò mai per Palutena, quindi... Non ti farei mai così, per partito preso. È Palutena, cioè... È per però per Ludo ti faresti se non fosse Palutena. Sì, certo, non è per il giocatore. Allora, dillo. Io voglio bene a Ludo, il problema è che usa Palutena. Comunque, come si dice, si odia il player, non il PG. Ora al contrario. Al contrario. Come... Vabbè, insomma. Ma non è Ludo un player. Sì. Cose là. Sì, lui si rompe, guarda, dov'è? Ma che cazzo? Dio bello! Mizzica! Gli sciusciu! No, a me fa ridere pensare Mizzica con le emoji del cinghiale quando questo è scoppiato. Mizzica! Quella di RDR. Sì. RDR. RDC ora. È il reddito di cittadinanza. No, no. Comunque, vediamo. Dump throw, dash attack con il ritardo. Ma non è che dovete spendere, Wertron? Non lo so. È rossa. Poco fa era verde, dico ora che si era staccata riattaccata. Nair nei denti, ma rimane vivo, che schifo. Ok. Sì, come Axel. È tornato. Hai perso così? Andiamo, Andy Fair. Petro è stavolta. A Lecce si odia il player. E fate bene. Rancorosi. No, io non riuscirei mai a odiare un player più di quanto odi Palutena. Sbagliato, non... Lynx, si odia sempre il player. Ma è tuo fratello! Ma chi se ne fotte?
Allora, Bair nello scudo, proprio dentro lo scudo. Bair in Clash Attack, in to Back Air, che ricordiamoci essere invincibile. Poteva fare la Dina Mirror. Tu non so se l'hai mai visto quel set, ma c'è un set di Icarus 5 di Dina contro un certo Fox. Che questo qua era canadese. Gli ha fatto tipo qualche 4-5 da un tilt. Prima a sinistra e poi quello a destra. E ha fatto troppo ridere. Il down tilt, sempre di Palutena. Sì, sono sempre di Fox. Vabbè, là ci sta, dico, il side B di Fox, vabbè, quello non vuoi, ecco. Che non temporeggiava. Ah sì, lo so. Dico perché comunque puoi entrarci. 2-0. Ma sei fortissimo. Mamma mia. Alfa, che è sicuramente che sta vincendo 2-0 contro il Pass. E poi non è vero. Non è vero, esatto, per perché comincia da ora. Immaginati se. Ma poi Alfa che vince contro il Pass. Dai. Non prendiamoci per i fornelli. Diceva Mussolinz. Ma io non sono comunque mai stato un amante di cucina. Ah, infatti non prendere. Comunque il Bair di Palutena oggi decide di non killare. Vediamo. No, lascia stare. Sì, no, ma solo durante questo game. Solo contro di te. Salto a Bair. Non funziona, Ludo, smettila di fare questa cosa. Con me funziona. Altro kill. No, non kill, sì, ma tipo 180-90, però la gente fa Aptrow a Bair. E quindi ora uno. Non funziona mai. La faccia hug, però se la prendo nel bimbinchia. Grazie. Lix, tu non te l'aspettavi, che dire? Tu non sei un bimbo minchia. 1-1. Le paraculate così. Lix, ti voglio bene. Ah, sei un paraculo lo stesso. Lo so. Comunque, momento incredibile. Ma mi schifo, ma manco il TO, io la faccio. Sennò che d'accordo. Che d'accordo. Vabbè, comunque da un throw e tilt miss il dash attack, cretino, è cretino. Vabbè, comunque Nair su scudo. Ludo gioca molto difensivo contro Wolf e fa bene. Sì, no, assolutamente. Immagina di approcciare Wolf. Sì, no. E infatti ci perde. Esatto, il mio, cioè. Immagina approcciare Wolf. Vediamo, neutral B. Il problema è che è strano da punire Wolf, perché c'ha quel, cioè si può punire ovviamente, però c'ha quelle hitbox su scudo che sono strane e non capisci quando devi tirare tu. Cioè tu puoi tirare ma non sai quando. Ok. È giusto non battere sui colpi su scudo di come si chiama, di Wolf non buffera, non lo so per quale motivo, i comandi non bufferano. Quindi io lo lancio il comando dopo che lui mi ha colpito su scudo e non parte. Ah, ma perché c'ha un hitlag pazzesco, magari. Sì. Dipende che mossa ti fai, magari il Bair si. Sì. E si ma prende smash, il buco nero. Così. Ma tu sai che sta roba ti prende pure senza un culone? Sì, lo so. Come questa. Pure questa, vabbè, il lampadario è imbattibile, è incontestabile. Niente chandelier! Sembrano lei. I wanna see. No, si vanno su YouTube. Sì, proprio senza ritagno. E il lampadario. E il lampadario. Ma zero me, cioè, capito. Questi guardano, vai. Lo potevo fermare io, invece oggi era infermabile, guarda. Ma di chi parlate? Meta Knight. Anche i danni, mamma lui mia. Lui ha perso pure la seconda stock. Insultiamolo. Ecco, sia Sassi sia danni, non ci dovete mandare a me. che ho imparato a giocare contro entrambi. Però mandate invece tuo fratello con Steve Slayer. Io sono lo Steve. No, aspetta, non ho messo Slayer. Steve Destroyer. Steve Destroyer. E invece no. Mettete la riattaccare in puzzle. Oh no. Secondo me Alfa vince contro il Basso. Dai. Ma smetti di dire che Alfa vince contro il Basso. Ma non per Alfa, dico ma. Meglio così. Come è giusto che sia. Quanto stanno? 1-0 per il Basso. Spamma okay. Queste casse per tirare il Basso. Io dico per il Basso. E le spammi queste casse. Bravo. Gli riprova il down smash. Lo prende.
I due frame. Ludo deve capire che sta roba contro Wolf non la può fare. Il giorno in cui capirà questa cosa, magari potrà vincere il prossimo set contro Enzo. Ma non è oggi quel giorno, perché ha deciso che non deve farlo, cioè deve fare l'edge drop salta a fair. Che tra l'altro, io sono l'ultimo a parlare perché io sono il king dell'edge drop. Faccio l'edge drop con lui a 40. Però lui lo fa non con Wolf. Fa. E non si fa contro Wolf. Certo che non si fa contro Wolf. Ma no, non si fa, basta, io non gli faccio l'edge drop. Ma questo rumore. Minchia, cosa c'è? Ma perché con Yoshi non ci sarebbe proprio mai motivo di fare l'edge drop? Ma tu che mosse hai? Eh? Tu che mosse hai? Appunto. Puoi fare l'edge drop neutral B. L'edge drop jump neutral B, dici? Sì. In realtà sì. E fai Yoshi, Yoshi! Io questa cosa in realtà... Ha messo baionetta! Ha messo baionetta. Vabbè, però non ho un cazzo da fare. Niente, basta. Insultiamolo. Baionetta schifo. In realtà io devo insultare questo, no? Sì, sì, sì. Quindi adesso tifi per Ludo? Certo. Meno male, Lince, meno male. Cioè, finché non usa Palutena, io gli voglio bene a tuo fratello. Il problema è che usa Palutena. Non posso proprio fisicamente di fare per lui se usa Palutena. Comunque secondo me ce la può fare con baionetta. Sì, 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 certo che ce la può fare, guarda, guarda. In questi giorni ci ho giocato con la sua baionetta. È carina la sua baionetta, a me piace. Sì, non la voglio usare perché dice che senso ha che io uso Palutena e poi vi devo trovare a usare un personaggio che fa cacare e manco kill. E c'ha ragione, però. Vabbè. In realtà le smash di Palutena tipo fanno malissimo. È che non prendono mai. Non proprio in realtà. Tipo. Hanno un knockback un po' pietoso. Veramente? Sì, la smash va un po' schifo, mi pare. La smash è decente, gli hanno buffato. Però. Boh. Non è lo smash più forte. Cioè, un demone dall'aldilà che ti dà un pugnazzo in faccia. Fa cagare. Fa cagare. Ma che cazzo di senso ha? Ma che cazzo gli ha fatto? Mamma mia, questo Ludo! Vediamo. Oh. Niente, finì. Life è morto. Backthrow, neutral B, ma Enzo non salta. Jab è morto. Non ero sicuro non connettesse. Ecco, ho detto è morto. Caster Curse. Brother Caster Curse, tra l'altro. Mannaggia. Mannaggia. Vediamo. No, no, sbaglia tutto. No. Vabbè, lui se non si deconcentra, ha vinto. Peccato, ragazzi. Mix con le mani e i capelli per 5 minuti. Ok. Down throw. È troppo tardi. No, non è meglio la back throw. No, è uscire la F throw. Però io la sta facendo un po' troppo a centro stage e off stage. Lui se l'aspetta troppo. Cioè, ha il tempo di fare la DI. Comunque, ha un attimo di mix up dalle throw il baionetto. Ah, lo vedo. Perché dalla down throw devi fare DI out. Certo. Dalla F throw devi fare DI in. Ovviamente. È tipo... le combo di Ken. Ken tipo a differenza di Ryu, quando ti entra con la tilt, ti può fare o Shoryuken oppure il calcio stupido. E qui o fai la DI per lo Shoryuken o fai la DI per il calcio stupido. E rischi di morire. Esatto, perché con la DI dello Shoryuken devi farla out. La fai con dal calcio invece devi farlo. Esatto. Comunque è esterna, quindi in un modo o nell'altro non stai facendo la dal DI. Calcio invece la devi fare alta, no? Esatto. Alta interna. No, devi fare interna per il calcio. Vabbè, se premi in alto a sinistra, cioè per esempio a destra, se premi in alto a sinistra, così danno fai. Vabbè, comunque per dirti è un dei mix up incredibile. Sì. La stessa cosa ce l'ha baionetta alle throw, per esempio. Un altro personaggio che c'ha tipo sto dei mix up delle throw è Charizard, che ha tutte le throw che ammazzano, che schifo. È vero. O Ivisaur. Ivisaur pure ha le throw che ammazzano tutte. Sì, la down throw e la back throw. Mentre Squirtle la backthrow a 120, mi pare. Comunque, Nair, cioè Pokémon Nair tipo killer di throw con esatto. Tutti e tre i Pokémon. Comunque in tutto... Questo è un altro band, vero? Sì. Che schifo, ma che si è dato Charizard terzo? Non lo so e non lo voglio sapere. Ah, ho chiesto alla back un po', cioè, la back. Ti giuro. È incompetenti quelle cose là. Comunque, Arturo l'ha portato un bike. Perché. Ma chi c'è su questa backroom? Tipo sei persone. Cioè, giuro.
una ventina, vabbè. Comunque quelli ha sbagliato. No! Vabbè, adesso suicida. Adesso Ludo fa due combo, Lita un F smash per coprire il landing, vince il set. Passando uno per due spazio. Non me ne frega un cazzo. Ah, vince direttamente, va 3-1, 3-2 direttamente. Guarda qua, guarda, guarda. Anzi, fa la... Vabbè, Ludo, che cazzo fai? Dunque, sei stato destinato a fare sta cosa? No, quel set. È stato Ludo. No, è stato Ludo. Solo Ludo poteva fare la cosa del genere. Ah, vero, Ludo che c'ha il quit velocissimo. Cioè, Ludo si farà per la prima volta dopo anni da Junior.